L'argomento del corso mi sembra abbastanza esplicito. Corso, più che un corso è una chiacchierata, cioè non ho pretese di insegnare nulla, ma di dare indicazioni, indicazioni su dove trovare materiale, indicazioni di quali sono le potenzialità delle tecnologie e quali sono i problemi che queste tecnologie possono risolvere nell'ambito dello sviluppo di una app o anche in generale di un'applicazione web, perché come vedremo HTML5 e jQuery Mobile non sono strettamente votate all'app o quantomeno non nascono solo per le app, ma in generale per lo sviluppo web. Di cosa parleremo appunto? Concetti di base su un insieme di tre argomenti, quelli che io ho definito tecnologie, tool e regole, dove per tecnologie intendiamo appunto HTML5 e jQuery Mobile. Tool è una parola un po' ampia che racchiude framework, ambiente di sviluppo, librerie, plugin, tutto quello che è un tool che può essere utile nella nostra attività di sviluppo a risolvere i problemi che quotidianamente, chi lo fa per mestiere quotidianamente o nel tempo libero, incontriamo a proposito appunto dello sviluppo. Di cosa non parleremo in questo incontro? Voglio essere chiaro, ora si svuoterà l'aula. Di cosa non parliamo in questo incontro? Non parleremo di come si scrive il codice di un'app, non perché non ritenga che voi ne siate capaci di seguire, ma semplicemente per il poco tempo a disposizione. In una mattinata non si può imparare una cosa del genere. Soprattutto poi, almeno per quel che mi riguarda, l'informatica è un'attività, l'informatica e lo sviluppo nello specifico, è un'attività che difficilmente si insegna, cioè vi posso dare delle indicazioni, vi posso dire quello che dice la teoria, vi posso dare dei riferimenti, ma se non avete voglia di imparare, passione o uno scopo soprattutto, difficilmente basta una lezione per acquisire questi concetti. Come si fa a imparare? Da soli, tendenzialmente, giocando con l'applicativo, giocando con i linguaggi, provando, riprovando, bestemmiando, eccetera, eccetera. Di cos'altro non parleremo? Non parleremo di gaming. Pur se le app, tendenzialmente, il settore gaming occupa una grossa percentuale di app, non ne parleremo. Uno, perché, come vi faccio notare, non ricadono strettamente nelle mie competenze lo sviluppo di gaming, ma soprattutto perché esistono delle librerie, tool, motori grafici, una serie di strumenti veramente complessi che a maggior ragione nell'intervallo stretto di tempo che abbiamo stamattina sarebbe difficile affrontare. Seconda cosa, il seminario più dedicato a HTML e jQuery, mentre per il gaming, per quanto sia possibile realizzare qualcosa anche con queste due tecnologie, ripeto, ci sono strumenti dedicati che quindi esulavano dallo scopo di questo corso. Vediamo di cosa parleremo nello specifico. Una breve introduzione sullo scenario di riferimento, cioè di che cosa stiamo parlando. Una più dettagliata visione delle tecnologie che abbiamo già citato, cioè appunto HTML5 e jQuery Mobile. Una visione generica su quello che un tool che può dare, che è il supporto che può dare alla nostra attività, e poi una panorama più specifica su due tool che mi sono permesso di scegliere io, di cui parleremo dopo. L'ultima parte, quella anche sicuramente più noiosa, credo che sia strettamente relativa al tempo, l'ho lasciata per ultima apposta, in realtà non ho preparato nemmeno slide perché era più una chiacchierata relativamente a quell'argomento, è quella relativa alle regole. Quelle che ho definito regole, che vedremo adesso cosa intendo. Quindi iniziamo subito dando un po' di notizie relativamente perché stiamo facendo questo bootcamp oggi su queste due specifiche tecnologie. Uno, così come abbiamo visto durante Be My App e negli altri eventi di promozione di follow up, le app ormai sono ovunque. Cioè non c'è più nulla che non si possa realizzare, con i dovuti limiti ovviamente, non esageriamo, che non si possa realizzare attraverso un'app. Ieri stavo rivedendo gli esempi che ho preparato, per il tempo che ho avuto a disposizione ne avrei voluto fare uno completo, tutto mio, mi sono fermato per due motivi. Uno, la scarsa mancanza di creatività tipica degli informatici, e questa è da mettere da parte come valore minimo. Il secondo motivo è che qualsiasi cosa provassi a ipotizzare,
bene o male era stata fatta, o comunque era stata realizzata un qualcosa di similare. Quindi realizzare un qualcosa che già c'è, non so quanto possa servire, a meno che non andiamo a migliorare quello che già c'è. Quindi maggiore significato a questa frase, ulteriore evidenziazione, le app ormai sono davvero ovunque, soprattutto se contate anche il numero di dispositivi che ci circondano che utilizzano app, non sono più una prerogativa solo dei dispositivi Apple, ma con Android, con Windows Phone, eccetera, eccetera, tablet di diversa natura e così via, il mercato si è ulteriormente incrementato. Altro punto relativo allo scenario, proprio i device di cui vi stavo parlando. I device per utilizzarle ricadono in quattro tipologie, quelle che ho nominato. In realtà sono molto più numerosi, non solo come marche di produzione, quindi avremo cellulari Android, smartphone Android, Samsung, LG e così via, metteteci una marca qualsiasi fino ad arrivare a quelli di produzione strettamente cinese. Ma la differenza tra questo non è tanto nella marca, ma è nelle modalità con cui questi vanno a operare. Un'applicazione realizzata per un dispositivo Apple nativamente non girerà mai su un dispositivo Android, ovviamente, a meno che non lo vedremo oggi come la dobbiamo realizzare. Se parliamo di linguaggio nativo, però di Object-C, già iniziamo ad avere dei problemi nel portarla su un altro ambiente. In generale, oltre a queste differenze pratiche di linguaggio e di sistema operativo implementato, esistono altre differenze relative alle dimensioni, alla risoluzione, alla disponibilità di librerie proprietarie, a dei blocchi, tra virgolette, se mi passate il termine, che i produttori impongono sui device. Quindi vi trovate, soprattutto in ambiente Android, questo è molto frequente, vi ritrovate a vedere una documentazione ufficiale Android che vi dice che la vostra versione del sistema operativo supporta una determinata caratteristica, ci andate a sviluppare con un cellulare, con uno smartphone dedicato con la stessa versione, casualmente quella funzionalità non la trovate, perché molto spesso sono i produttori a introdurre dei limiti nelle immagini. E quindi poi da qui partiamo tutto il discorso di riflashare, di utilizzare immagini non originali, chiamiamole così. Cercate di evitarlo, perché può essere utile per voi per lo sviluppo, cioè può essere utile per voi per curiosità, ma dovete pensare al mercato che dovrebbe utilizzare la vostra app, che quasi sicuramente avrà un telefono, uno smartphone comprato ufficialmente e con quella versione del sistema operativo sopra, e dovete pensare a loro, non alle vostre curiosità. È bello esplorarlo come ambiente anche quello, però attenzione. O altro punto, l'utenza. L'utenza è sempre più esigente. Hanno visto le potenzialità dell'app, ne vogliono sempre di più, sia di app, sia di funzionalità. Quindi non ci possiamo più accontentare di realizzare una schermata, magari anche approssimata, graficamente non gradevole, o presentare una funzione, tra virgolette, banale. Dobbiamo pensare a dare aspetti estetici sempre più affascinanti, cool, attraenti, mettete l'aggettivo che volete, e soprattutto funzionalità sempre maggiori, sempre migliori, sempre più ottimizzate. Altri punti di riferimento. Ormai esiste un'utenza app native, nel senso di, o più in generale web native, che non ha vissuto come il sottoscritto e come qualcun altro presente nella stanza la crescita e l'evoluzione delle tecnologie. Non ha visto quali erano i primordi del web, non ha visto quando il web non c'era proprio e si lavorava semplicemente con le classiche schermate o sui terminali a fosfori verdi. Si è trovato il primo impatto che ha avuto con l'informatica, con il web, con la tecnologia, è stata già l'app, è stata già lo smartphone. Non sto parlando di utenza anagraficamente giovane, quindi non mi sto rivolgendo solo ai ragazzi di varie età, parlo anche di professionisti, parlo anche dell'avvocato, parlo anche dell'economista, parlo dell'architetto che magari prima utilizzava il PC solo esclusivamente per lavoro, quindi per il documento Word, la pratica, il documento e così via. Adesso con internet, email, web conference, condivisione di contenuti, collaborazione online e così via, ha ampliato il suo
approccio alla tecnologia e all'informatica, e ha scoperto anche lui le app, e le ha scoperte direttamente così, così come sono realizzate adesso. Il pulsante back che ormai troviamo in alto su quasi tutte le app di navigazione che troviamo, lui sa che è lì, in quella posizione, e se lo aspetta in quella posizione. Quindi attenzione anche nel progettare l'interfaccia o in generale il comportamento. Ci sono persone che potrebbero avere difficoltà nell'utilizzare la vostra perché magari le avete semplicemente spostato un bottone. Ultimi punti. La durata del time to market, cioè il tempo per arrivare sul mercato, per chi realizza app è quasi sicuramente fondamentale, quasi critica. Una buona app realizzata benissimo, ma che giunge seconda su uno dei market, non esprime tutto il suo valore del business che potenzialmente aveva. Pensate ad Angry Bird. Se io avessi fatto una versione Angry Bird, ma vale per uno qualsiasi, parlo di quello perché è il più famoso, il più diffuso, il più scaricato. Se io avessi realizzato la stessa cosa, con gli uccellini magari anche più simpatici, con dei livelli anche più complessi, ma per problemi di realizzazione di tempo e così via, l'avessi caricato sul market un mese dopo, due mesi dopo, tre mesi dopo, oggi difficilmente avrei avuto lo stesso successo, difficilmente avrei potuto competere con Angry Bird, perché nel frattempo Angry Bird si era già diffuso. Se date un'occhiata alle percentuali di download di una qualsiasi applicazione, cambiano nel giro di minuti. Cioè, se voi andate su un market e vedete in questo momento quanti download ci sono dell'applicazione X, tra 10 minuti, tra un'ora, fate le dovute riserve per app orribili che nessuno vuole, quel numero sarà già incrementato e anche di tanto. Quindi la diffusione, arrivare primi o comunque arrivare per primi, tra i primi sul mercato è importantissimo. Ultimo punto, riallacciandomi anche a quello che diceva Nicolas in introduzione, il team di lavoro. Il team di lavoro, siamo forse da informatico, la vedo ancora come una piccola parte di egoismo, cioè sono portato a pensare di poter realizzare tutto da solo. Non è vero, ve l'ha detto infatti, anzi molti dei presenti credo che non siano informatici, anzi sono qui proprio per capire come parlare questa lingua orribile che parliamo noi. Quindi essenzialmente i team di lavoro per le nuove app sono piccoli ma larghi. Che cosa intendo per piccoli ma larghi? Piccoli perché possono essere costituiti anche da poche persone, ma devono essere larghi nel senso delle competenze. Cioè poche persone ma ognuno che sa fare qualcosa, soprattutto trasversali a tutte le attività che prevedono la realizzazione, la promozione e la vendita di un'app. Quindi ci troviamo di fronte a persone che si devono dedicare allo sviluppo, quelli che sono gli artefici materiali di quello che vedremo, ma ci devono servire anche persone dedicate alla promozione, persone dedicate alla vendita, persone dedicate al post vendita, persone dedicate a comporre quel template di cui parlava prima sempre Nicolas, cioè di iniziare a capire ma vale la pena realizzarla e quanto mi costerà realizzarla e quanto teoricamente potrei guadagnare da questa app. Quindi non focalizzatevi in uno sviluppo solitario, anche e ovviamente se siete presenti qui credo che l'abbiate già capito, perché lo scopo delle iniziative come Be My App e Follow Up era proprio quella anche di costituire dei team di lavoro trasversali che potessero arrivare insieme alla soluzione di questo problema. Quindi, dopo aver esaminato questi argomenti, cosa possiamo trarre? Quali informazioni possiamo trarre? Che lo scenario è sicuramente ampio e complesso, ma non deve spaventare o farci desistere, perché esistono appunto una serie di strumenti che ci possono consentire di affrontarlo meglio, di arrivare prima ai risultati e soprattutto di superare in generale quelli che possono essere i problemi. Nello specifico oggi io mi voglio ovviamente per competenza rivolgere alla risoluzione dei problemi più legati allo sviluppo, tralasciando quelli relativi al time to market o quelli relativi alla parte economica. Quindi, quali sono questi strumenti che possiamo utilizzare? Sicuramente delle tecnologie ad hoc per lo sviluppo mobile, ed è il caso di HTML5 e jQuery Mobile. Sicuramente un utilizzo di tool a supporto dello sviluppo e del deploy delle app, e sono le librerie, i framework, i plugin di cui parlavamo prima. Ultimo punto, quello che
sappiamo, vi ho già anticipato, non so nemmeno se riusciremo a trattare, però questo è un aspetto ancora più dedicato agli informatici, le regole di buona programmazione. Buona programmazione non intendo come si scrive, ve l'ho già detto, ma come si organizza e come si gestisce un progetto software. Ognuno di questi tre aspetti, le tecnologie, il tool e le regole, hanno un impatto su quelli che sono i problemi che abbiamo visualizzato prima. Quindi, creando una banalissima tabella in cui abbiamo sopra i problemi che potremmo incontrare nello sviluppo di un'app e nelle colonne invece questi strumenti che ci possono aiutare, ho provato a immaginare una serie di, a dare un valore dall'impatto di ognuno di questi sulla risoluzione del problema. Quindi per quel che riguarda il time to market, l'utilizzo di tool, come il numero di più ovviamente sta a indicare l'importanza. Come vedete, per la risoluzione del problema del time to market, o meglio della riduzione del time to market, l'utilizzo di un tool è essenziale. Perché, come vedremo, vi solleva da una serie di attività noiosissime di produzione di piccoli componenti software che magari riutilizzerete in più app, e invece di doverle riscrivere ogni volta o andare a ricordare come si scompone e così via, esistono dei tool che attraverso dei widget già predefiniti ci vengono incontro, ci danno già una serie di strutture base da poter riutilizzare immediatamente per sviluppare una nuova applicazione o per aumentare le funzionalità di un'applicazione esistente. Le regole di buona programmazione anche ci aiutano, perché se dobbiamo fare prima per arrivare sul mercato, ci serve avere il software depositato e strutturato e depositato in un punto sicuro, tra virgolette, e non litigare con le cartelle del nostro PC o con le varie versioni, ultimissima, questa funziona sicuro e così via. Gli informatici hanno capito bene di che cosa sto parlando. Device diversi, sulle tecnologie l'utilizzo è sicuramente, ha anche lui un impatto, l'utilizzo di determinate tecnologie per la riduzione del time to market, ma non lo vedo come una cosa essenziale, la scelta delle tecnologie. Sicuramente la scelta di una tecnologia matura può aiutare, perché dovrei incontrare meno problemi appunto nello sviluppo e nell'adottare questa tecnologia. Venendo alla colonna dei device diversi, anche qui è più o meno uniforme l'apporto di questi strumenti. Sicuramente le tecnologie come HTML5, jQuery Mobile, che lo vedremo nello specifico più avanti, ci danno una grossa mano per affrontare device diversi, per affrontare lo sviluppo su device diversi. Sicuramente i tool, per lo stesso motivo di cui parlavamo prima, quindi per il fatto di avere una serie di utility, una serie di funzionalità già predefinite e già personalizzate per i diversi device. Ultimo punto per i device, stessa cosa relativa alle regole, anche qui delle regole di buona programmazione, qui soprattutto di strutturazione del codice, possono aiutarci, anche se in maniera minore, sullo sviluppo di device diversi. Ultime due colonne, queste sono sicuramente più immediate. È ovvio che se lavoriamo con un team piccolo, ma largo, dove probabilmente lo sviluppatore è uno, o potrebbe anche cambiare, cioè potrebbe andare via ed entrare un nuovo sviluppatore o aumentare di numero, uno strumento a supporto che impedisca il classico errore del tramandare l'informazione oralmente, come di solito accade anche nelle vecchie attività di sviluppo informatico. Cosa succedeva? Qualcuno realizzava una specifica funzionalità per un software, sapeva solo lui come l'aveva fatta. Nel momento in cui questa persona non lavorava più con il mio team, o ne veniva comunque assunta una nuova che doveva prendere il posto di questa qui, il passaggio di consegne avveniva in maniera orale, se avveniva. Quasi sicuramente nel momento in cui il neo sviluppatore avesse incontrato dei problemi, un bug su quella funzionalità, difficilmente magari sarebbe riuscito a risolverlo da solo senza l'intervento del creatore di quella funzionalità. Quindi se rapportate il problema a un team piccolo, flessibile, che si può anche modificare nel tempo, perché magari voi vi siete conosciuti adesso, realizzate il gruppo, però tra un anno state lavorando con altre persone, però l'app che avete sviluppato è la stessa,
l'utilizzo di un tool che impone delle regole trasversali, che impone delle utility uguali per tutti già pronte, sicuramente riduce il problema della grandezza del team. Sicuramente, o meglio, fornisce un grosso aiuto relativamente alla voce grandezza team. Così come, sempre per non ripetermi, anche le regole di qui sopra. Questa è una costante, forse derivante anche dal tipo di educazione informatica che ho avuto in università e nelle aziende per cui lavoro tuttora. Ultima colonna, la complessità dell'app, ovvio. Se le app sono complesse, la tecnologia ci può aiutare, ma se c'ha una sua complessità insita, cioè se deve gestire veramente cose difficili, la tecnologia fino a un certo punto può fare. Ci dobbiamo mettere del nostro. Quindi sì, sicuramente l'adozione di determinate tecnologie ci può aiutare, ma il nostro apporto deve essere maggiore, l'apporto personale. La tecnologia non ci risolve da soli i problemi. Stessa cosa per il tool, con forse un incremento maggiore di aiuto, in quanto i tool che presenteremo, comunque anche gli altri diffusi sul mercato, sono fatti bene, lasciatemi passare il termine, nel senso che presentano davvero tante funzionalità, davvero tante librerie integrate, molti sono a codice aperto, molti gestiscono l'utilizzo di plugin di terze parti, quindi estendono ulteriormente le loro funzionalità, quindi la complessità dell'app con lo strumento giusto, con il tool giusto, già spaventa meno, o quantomeno è più facilmente abbordabile. Nello specifico, fatto salvo questa breve introduzione, che cosa ci occupiamo oggi? Sicuramente mostriamo uno spaccato, sicuramente non esaustivo, di quelli che sono le tecnologie che ci possono aiutare e dei tool. Le tecnologie saranno HTML5 e jQuery Mobile, perché se ne presentavo altre avevo sbagliato argomento. I tool sono invece Sencha, Touch e PhoneGap. Ci sarà una sezione dedicata in cui li approfondiremo, adesso li sto semplicemente citando. Perché vi dico che è uno spaccato non esaustivo? Perché così come anticipato da Nicolas, dal calendario, i prossimi bootcamp saranno dedicati allo sviluppo Android, allo sviluppo su piattaforma Microsoft e così via. Quindi non sono solo queste le tecnologie. Iniziamo a parlare di HTML5. Giusto una piccola nota che ci guiderà lungo tutta la presentazione. All'inizio di ogni argomento troverete un indirizzo web da cui sono state estratte le informazioni di base presentate all'interno della presentazione. Io ho consultato questi siti che trovate, ho rielaborato, ho aggiunto le mie considerazioni e le ho arricchite con esperienze più personali. Nell'ultima slide sono riportati tutti i siti che ho consultato, o in generale tutti i siti dove potete trovare informazioni. Torniamo ad HTML5. Cos'è HTML5? Siamo tutti, almeno gli informatici, sono abituati a sentir parlare di HTML da quando hanno iniziato i loro studi, credo, tranne il sottoscritto, un po' più anziano. I non informatici sanno comunque di che cosa sto parlando, perché utilizzando un PC, utilizzando un browser web, quantomeno qualche volta avranno letto, fosse anche nella barra degli indirizzi, la desinenza di un browser, la desinenza .html. È il classico, è lo strumento, la tecnologia che abbiamo a disposizione per realizzare pagine web. Questo per brutalizzare in un secondo una definizione. HTML5 nello specifico rappresenta l'evoluzione dell'HTML 4.1, lo storico, quello utilizzato quasi totalmente nella realizzazione delle pagine web che consultiamo quotidianamente. Il 4.01 è l'ultimo standard ufficiale, che ha qualcosa come, lo fate da soli il calcolo, 13 anni. L'ultima versione ufficiale è del 99. Era necessario, se fate un attimo mente locale a come si navigava e a che siti si consultavano nel 99 e a come si naviga e a che siti consultiamo e che cosa facciamo oggi con il web, viene chiara anche a voi l'esigenza che andava esteso, andava migliorato, era necessaria una versione migliore.
Perché? Che cosa è successo nel frattempo? Perché tutti i produttori, tra produttori di browser, di linguaggi specifici, di applicazioni web, nel frattempo lo hanno arricchito da solo, perché verificavano i limiti appunto dell'HTML 4.01, gli utenti volevano sempre qualcosa in più, si voleva realizzare una funzionalità sempre più bella, sempre più complessa, e quindi i produttori stessi hanno iniziato ad aumentare le capacità di HTML4 con soluzioni però proprietarie. E quindi avevamo pagine web che visualizzate in Internet Explorer andavano, che era una bellezza, con tutti i bottoni funzionanti, la stessa pagina aperta in un altro browser non funzionava o comunque creava problemi di funzionamento, proprio perché lo sviluppatore aveva utilizzato delle librerie, degli applicativi, delle istruzioni proprietarie dell'ambiente utilizzato e non trasversali. Il consorzio relativo alle specifiche HTML o comunque in generale del web ha deciso di porre fine, di cercare di sistemare questa situazione e ha elaborato il nuovo standard, lo standard HTML5, che dovrebbe racchiudere, raccogliere e soprattutto uniformare tutte le evoluzioni che i proprietari, come ho detto prima, che i produttori avevano già iniziato a, avevano già portato sul mercato. Dov'è la differenza? Cioè, qual è il focus che ha guidato l'elaborazione di questa nuova versione di HTML? Sicuramente una spiccata attenzione alla navigazione da parte di dispositivi mobili. Nel 99 non c'erano, quindi adesso rappresentano una grossa fetta di traffico internet, quindi bisogna prestare attenzione. Molta attenzione alla navigazione da parte dei dispositivi. Altro punto di attenzione è l'accessibilità dei contenuti, cioè il fatto che chiunque sia in grado di consultare una pagina web, non solo persone normodotate, ma persone anche con degli handicap fisici, psicologici, già un po' meno, scusatemi, handicap fisici di diversa natura. Per raggiungere questi obiettivi, qual è la raccomandazione? Quando si parla di W3C si parla sempre in termini di raccomandazioni, cioè non impone mai nulla, dà delle raccomandazioni che dovrebbero essere seguite. Una di queste raccomandazioni, come la otteniamo? Attraverso una netta separazione di scopi nella realizzazione della pagina. Non abbiamo più una commistione di scopi, ma abbiamo essenzialmente le tre strutture che vediamo, la pagina viene separata nei tre livelli che vediamo. Il livello di struttura, che è quello classico definito dai markup, quindi i tag che siamo già abituati ad usare, più un'estensione dei tag nuova. La visualizzazione della pagina è demandata nella sua totalità alle direttive di stile, il CSS. I contenuti ovviamente definiti dal testo, quindi non ci sono, si deve cercare di evitare le commistioni che erano possibili con l'HTML, quindi posizionare immagini senza che ci fosse un CSS che definisse come quell'immagine in realtà, sto parlando dell'immagine di sfondo, se vi ricordate, la classica immagine di sfondo dietro la pagina che poi iniziava a flottare e a ripetersi allegramente man mano che cambiavo risoluzione o che effettuavo lo scrolling sulla pagina. Ci sono modalità per evitare questa cosa e di queste cose se ne deve occupare il foglio di stile. La struttura della pagina ce ne dobbiamo occupare attraverso i markup, attraverso i tag di markup. Il contenuto deve essere presente solo ed esclusivamente come testo. Piccola nota, anche se io stesso ho usato il termine standard, HTML5 in realtà non è ancora standard. È ancora in fase di rivalutazione, di miglioramento. D'altronde, se ripensate al fatto che l'ultima versione sia del 1999, non deve stupire il fatto che se la prendano, tra virgolette, comoda per rilasciare uno standard, al contrario dei produttori di browser o di applicativi che fanno uscire una versione quasi settimanalmente. Comunque, non si pensa ci saranno modifiche sostanziali, al massimo ci sarà l'arricchimento o il miglioramento di qualcosa di già presente. Non si prevedono innovazioni
non ancora presentate. Anche perché bisogna dare il tempo poi ai produttori e agli sviluppatori di acquisirle e di preparare ambienti di esecuzione come i browser che lo supportino. Perché vi dico questo? Molti dei tag e degli attributi che vedremo nelle prossime slide non sono supportati dai browser ancora, o quantomeno da non tutti i browser. Ce ne sono alcuni che da nessun browser, eppure sono già presenti nelle raccomandazioni. Quindi ecco perché questo dilatarsi nel tempo del rendere standard HTML5. Comunque almeno W3C ipotizza un probabile rilascio delle specifiche nel 2014, quindi ci dovremmo essere. Che cosa c'è di nuovo in HTML5? Sicuramente un'introduzione di nuovi elementi e nuovi attributi e la rimozione di alcuni che si sono verificati essere obsoleti o inutilizzati. Si è fatto un'analisi per elaborare un nuovo standard, non si decide così da un giorno all'altro, e soprattutto le direttive e le raccomandazioni che vengono inserite non sono campate in aria o dovute a scelte personali. Si è fatto un'analisi di quello che è il traffico internet al giorno d'oggi, di come vengono realizzate le pagine web, e si è scoperto che esistono una serie di attributi che non vengono più utilizzati. O comunque vengono utilizzati poco e creano più problemi che non vantaggi, e quindi si è deciso di eliminarli. Se ne sono stati introdotti di nuovi, quelli di cui parlavamo prima, quelli già previsti con soluzioni proprietarie dai produttori di browser o di linguaggi di programmazione. Sono stati introdotti dei tag dedicati ad audio e video. Nel 99 era follia pensare di vedere o di ascoltare una canzone o di vedere la mia presentazione come stanno facendo altri in streaming. Era follia, non c'era la tecnologia, non c'erano anche le infrastrutture molto probabilmente. O se c'erano erano dedicati in ambienti quali università e centri di ricerca. Adesso non mi stupisce vedere il video di YouTube sul mio smartphone o seguire appunto come oggi il bootcamp da casa comodamente seduto a casa mia. Quindi era necessario introdurre una sezione dedicata anche alla fruizione di contenuti multimediali, nello specifico audio e video. Un'ulteriore sezione è stata dedicata alla grafica. Questa è quasi tutta, come detto, a carico del CSS, quindi a carico di CSS 3. Sono stati introdotti come elementi grafici un supporto per il 2D e 3D, CSS 3 stesso, una gestione delle ombre, inteso proprio come quelli che trovate sono i nomi veri che vengono utilizzati nelle raccomandazioni, quindi quello è proprio il nome del tag che si implementerà, che si occuperà di questa gestione. Quindi se andate nel sito di cui nel W3 School di cui vi ho riportato il riferimento, troverete gli stessi termini, cioè non sono termini. Se trovate una commissione di italiano inglese non è perché l'ho voluta fare io. Dove trovate l'inglese è proprio il termine esatto con cui viene definito l'attributo piuttosto che l'elemento piuttosto che la funzionalità. L'elemento canvas che consente di disegnare proprio, dopo vedremo anche come, cioè non faremo un disegno, però vi do qualche indicazione, il supporto per le immagini in SVG, eccetera, e così via. Un'altra cosa importante, la possibilità di memorizzare dati localmente, sfruttando il device su cui la pagina web realizzata in HTML5 è in esecuzione. Questa è una cosa che prima veniva sì realizzata attraverso i cookie o attraverso altre soluzioni, ma che è stata notevolmente estesa con HTML5. Ultimi due aspetti innovativi, il supporto per i server sent events, cioè gli eventi inviati dal server, e il supporto in generale alla possibilità di realizzare web application. Ognuno di questi adesso lo esplodiamo più in dettaglio. Relativamente ai nuovi elementi, abbiamo sicuramente una serie di elementi nuovi dedicati a una strutturazione più efficiente della pagina. Ormai quasi tutti i portali web o comunque tutti i siti sono costituiti da una serie di sezioni standard che possono variare in termini di dimensioni, di grafica, di effetti e così via, ma in realtà sono comunque sempre facilmente riconoscibili. Quindi abbiamo quasi sempre una sezione di header, la parte in alto della pagina,
All'estremo opposto troviamo la sezione di footer, troviamo una serie di immagini quasi sempre, e in più c'è anche la possibilità di dare una sorta di abstract del contenuto della pagina utilizzando il tag summary. Quelli che, ripeto, header, footer, figure e summary sono proprio i nomi dei tag, dei nuovi elementi utilizzati. Quindi per definire una regione header all'interno di una pagina HTML, adesso abbiamo a disposizione il tag header, che come tutti gli altri tag storici deve essere aperto e chiuso e al suo interno riportato il contenuto. Non li ho elencati tutti perché ce ne sono tanti dedicati alla strutturazione della pagina. Non mi interessava perché sono soprattutto legati ai contenuti di natura testuale, quindi a come disporre il testo nella pagina. Basta andare sui siti che vi ho indicato e li trovate tutti con degli esempi associati. E poi abbiamo tra i nuovi elementi quelli dedicati alla fruizione di media file, quindi abbiamo il tag audio, il tag video, il tag canvas e così via. Questi due poi li vediamo nella sezione dedicata ai multimedia. Abbiamo una nuova serie di elementi dedicati al form e ai form di invio e di inserimento dati, dedicati appunto all'invio, all'inserimento e in più in generale al trattamento dei dati. Anche qui ve ne ho citati alcuni, in realtà ce ne sono molto di più. E poi ci sono elementi dedicati anche alla sicurezza, anche questo un aspetto nuovo. Il vecchio HTML aveva credo nulla relativo alla sicurezza, cioè non la dovevo gestire in altre maniere, attraverso il protocollo HTTPS o attraverso certificati e così via. Non entriamo nel dettaglio. Per la prima volta HTML5 presenta anche un tag dedicato alla sicurezza. Una nuova serie di attributi, alcuni come sempre dedicati alla visualizzazione, quindi Content Editable. Con l'attributo Content Editable posso indicare se quello specifico elemento è editabile o meno dall'utente. Il vecchio read only, se qualcuno si ricorda l'HTML o comunque se in generale lo conosce. Questo è più evoluto, mi consente anche di editare la parte di testo. Cioè il Content Editable lo posso applicare anche al classico P. Content Editable è applicabile anche a P, quindi teoricamente posso consentire all'utente di modificare, ovviamente modificherà la copia locale che sta visualizzando, non quella originale che è stata erogata dal web server. Context Menu ci consente di creare dei menu contestuali. Il vecchio tooltip evoluto, chiamiamolo così, già presente, in cui se mi muovevo col mouse su un determinato campo su cui era attivo il tooltip mi appariva il fumetto di suggerimento. Questo è stato più evoluto. Abbiamo la possibilità di creare elementi che supportino il drag and drop, cioè di spostare elementi sulla pagina. Dici, vabbè, ma io lo faccio già. Cioè, nella mia pagina personalizzata di Google, di iGoogle, mi sposto le sezioni news come voglio. Sì, ma lo fai attraverso librerie quasi sempre, sicuramente JavaScript. Adesso c'è la possibilità di farlo direttamente attraverso di quantomeno dichiarare alcune aree come draggable, quindi come trascinabili, e ovviamente una drop zone, cioè dove devono andare a finire queste, cioè una zona di destinazione per consentire degli spostamenti evoluti. Quando prima vi ho detto che al momento alcuni, non tutti i browser supportano HTML5, o comunque non ne supportano tutte le direttive, parlavo proprio di questi due attributi. Questi due attributi, almeno l'ultima volta che ho consultato io il sito Double3School, dove trovate tutte queste informazioni anche sul supporto di uno specifico tag relativamente ai browser, questi due attributi non erano supportati da nessun browser ancora. Quindi loro li hanno previsti, ma nessuno si è ancora adeguato. Il campo l'attributo id nell'attributo spell check, che è specificatamente dedicato all'accessibilità. Altri attributi, questi più dedicati alla parte di form, quindi questi precedenti erano dedicati alla visualizzazione, questi dedicati soprattutto alla parte di interazione, quindi di compilazione di un form, classica attività che conosciamo bene tutti. Ci sono due attributi nuovi dedicati proprio al tag form, e sono l'autocomplete e il no validate. La possibilità di
Anche questa è una cosa che conosciamo già. Io inizio a scrivere su Google e mi appare automaticamente l'autocompletamento. Ho imposto se devo scegliere da una casella combinata uno o due più valori, inizio a scrivere le prime tre lettere e il browser completa automaticamente. Sì, c'erano, ma erano realizzate, come detto prima, con altri strumenti. Adesso sono integrati in HTML5, quindi è un supporto nativo. Stessa cosa relativamente alla validazione. C'è l'attributo no validate e sta a indicare che quel form non deve essere validato. Perché esiste il no validate e non il validate? Perché il validate invece lo ritroviamo all'interno degli specifici campi che costituiscono un form. Quindi in generale sul form posso dire che non deve essere validato, però sul singolo campo invece posso andare ad attivare determinate strumenti di validazione. Quali sono invece gli attributi relativi all'elemento di input, il classico input type? Abbiamo l'autocompletamento anche qui, l'autofocus. Questi ve ne do giusto una panorama di quelli più interessanti, perché sennò altrimenti risulterei molto noioso. Alcuni tra i più interessanti, min-max. Possiamo specificare dei valori minimi e dei valori massimi per una casella di tipo data, tempo, numeri. Quindi io posso andare a specificare che un determinato valore del mio form, che è rappresentato da un numero, deve avere il limite minimo di 0 e massimo di 10. Quindi impedirò all'utente di scrivere 11, 20, 100.000 e così via. Anche qui si poteva fare prima. Si fa meglio adesso perché è direttamente integrato in HTML. Il tag successivo, quello dedicato all'upload dei file, posso uploadare più file contemporaneamente, cosa che prima con HTML non era assolutamente possibile, fatto salvo, come sempre, utilizzando librerie extra HTML. Il tag pattern, posso validare quanto ha inserito l'utente nello specifico campo utilizzando espressioni regolari. E così via. Required per l'obbligatorietà, step, altro relativo sempre a date, tempo e numeri. Posso specificare di quanto è consentito incrementare un valore all'interno di una specifica casella di testo. Quindi per esempio per le date posso dire che si può incrementare ogni volta di 2 giorni. Quindi ogni volta che l'utente clicca su quel campo o comunque effettua un'azione su quel campo, ci sarà un incremento pari a quello indicato nell'attributo step. Venendo invece al supporto audio e video. Video e audio, questa è la parte dove è un po' più debole HTML5, anche perché deve scontrarsi con dei formati di video che a tutt'oggi non sono standard e ce ne sono così tanti, sono quasi tutti, alcuni open, di natura open o comunque condivisibili, altri invece di natura proprietaria. Quindi si scontra anche HTML5 con questo ostacolo. Vi ho riportato rapidamente in due tabelle il supporto per i formati che HTML5 supporta, incrociati con i browser. A colpo d'occhio ve ne accorgete che non c'è un formato, fatto salvo il classico formato WAV per l'audio, che viene supportato da tutti i browser. Quindi qui c'è poco da fare, c'è poco aiuto da parte di HTML5. Qua dobbiamo giocare come al solito, dobbiamo supportare, dobbiamo preparare, se vogliamo erogare un video attraverso una nostra pagina in HTML5, dobbiamo scegliere almeno 2 formati. E giocando come al solito col JavaScript e intercettando l'user agent del client che ha richiesto la pagina, sottoporre uno piuttosto che l'altro. Anche su questo argomento trovate degli esempi dedicati.
Giusto, qualcuno mi potrebbe dire, ma io YouTube lo vedo su tutti i PC, ma YouTube sapete bene come eroga i filmati. YouTube, così come non è una critica, sia chiaro. Eroga i filmati attraverso altri formati che non sono quelli che ho indicato qui, o quantomeno effettua delle operazioni a livello di pagina, a livello di client, per renderli fruibili. Il tema era HTML5, quindi io mi sono mantenuto fedele a quello che HTML5 prescrive. Ovviamente ci sono altre soluzioni, tipo utilizzando librerie, utilizzando Flash e così via, per poter erogare formati audio e video anche diversi da questi e soprattutto trasversali alle piattaforme. Parte dedicata alla grafica. Canvas, il tag che vi ho indicato prima. In realtà Canvas da solo non fa nulla. Rappresenta semplicemente un container che definisce un'area della pagina su cui si potrà disegnare. Il disegno viene realizzato attraverso JavaScript, o comunque in generale con l'interazione con altri linguaggi. La cosa importante è che c'è un tag preciso che va ad ospitare una sezione, quindi il browser di conseguenza, incontrando questo tag, sa già che si aspetta un'immagine lì dentro. Tornando a noi, sempre a proposito di SVG, che cos'è SVG? È uno strumento, un formato vettoriale basato su XML e, come ho già anticipato rispondendo alla domanda del collega, consente di una maggiore capacità di editing, sicuramente un'alta qualità delle immagini e soprattutto, essendo alla fine testo, perché è XML, è il browser poi che lo interpreta e ce lo fa vedere come immagine, ha anche una capacità di ricerca e indicizzazione, nel senso che io posso utilizzare dei termini particolari con dei tag particolari all'interno di un file SVG per dare anche un contenuto semantico all'immagine. Quindi dietro un'immagine ci indico del testo e quindi quel testo è visibile nella pagina HTML, quindi ho più possibilità di effettuare ricerche o comunque di essere indicizzato dai motori di ricerca. Quindi è una sorta di indicizzazione anche delle immagini. CSS3. Sempre l'ultima parte dedicata alla grafica, è quello che si fa più carico relativamente alla resa grafica delle nostre pagine, proprio perché, come previsto da HTML5 e dalla sua separazione di scopo, il CSS3 è l'incaricato alla gestione grafica. Anche qui ci si potrebbe fare lezioni intere su CSS3. Vi ho riportato semplicemente quali sono le cose che supportano meglio e maggiormente. C'è sicuramente un maggiore controllo sui bordi, quindi possiamo creare i bordi di un qualsiasi oggetto, possiamo creare dei bordi arrotondati o utilizzare delle immagini come bordi. Anche questa è una cosa che si poteva fare anche prima, ma giocando con immagini e giocando con pixel, andando a contare, bastava cambiare risoluzione e già i bordi diventavano completamente diversi da quelli che avevamo previsto. Questo è un altro, secondo punto, è un altro punto forte, c'è la possibilità di utilizzare un qualsiasi font. Prima la famiglia dei font era ristretta a quella utilizzabile dal client specifico su cui stavamo lavorando, adesso è possibile utilizzare un qualsiasi tipo di font e soprattutto, se si è in grado di farlo, c'è il supporto per l'utilizzo di file font personali. Possiamo applicare effetti sul testo, possiamo applicare delle trasformazioni 2D e 3D di cui parlavamo prima. Ci sono animazioni e transizioni molto evolute che vanno a sostituire quelli di altri formati, quelli comunemente più diffusi. Quindi abbiamo effetti di animazione e transizione che ci consentono di evitare l'uso delle immagini GIF o di usare dei formati non sempre portabili su tutte le piattaforme come Flash. Ultima cosa a proposito di CSS3, c'è anche un supporto per multicolonne, posso formattare il testo o comunque in generale un contenuto di natura testuale anche su più colonne. Venendo alla parte di memorizzazione invece, abbiamo una nuova modalità di memorizzare dati che abbiano una visibilità esclusiva della singola pagina, ed è quello che viene definito il web storage.
Praticamente questa modalità va a sostituire quelle che erano le finalità dei cookie, quelle che utilizzavamo fino all'altro ieri. Non vengono trasmessi ad ogni request, cioè ogni volta che c'è un'interazione non vengono trasmessi, ma solo quando è richiesto dalla transazione, dalla richiesta. E sicuramente, quindi, date questa capacità, è sicuramente più veloce e sicura relativamente ai cookie, che sono state croce delizia negli ultimi anni di campagne di spionaggio e così via. Sembrava che tutti sapessero quello che stavo facendo, in parte è vero, però adesso abbiamo anche degli strumenti, HTML5 ci fornisce uno strumento per ridurre questi rischi o quantomeno di avere delle transazioni sicuramente più veloci. Soprattutto ci consente di memorizzare anche notevoli quantità di informazioni lato client, quindi avere all'interno della pagina, quindi memorizzati però sul device, un grosso quantitativo di informazioni. Tornando alla struttura di memorizzazione, è la classica coppia chiave-valore, quindi vi ho riportato un esempio, local storage è il nome dello storage appunto su cui sto memorizzando questa informazione. Ovviamente localstorage.nome uguale Pippo, per recuperarlo mi basta essenzialmente fare localstorage.nome, quindi è lo storage che si fa carico di rintracciare. Esistono due tipi diversi di storage, il local storage che non ha nessuna scadenza, non ha persistenza fino a quando non viene svuotato da una specifica istruzione, altrimenti dura per sempre, finché esiste il file in cui è memorizzato. L'altra tipologia di storage è lo session storage, cioè questo è quello di cui parlavo prima, ha una validità solo per la sessione corrente, alla chiusura della finestra di navigazione viene rimosso. Una piccola curiosità per chi vuole magari essere più focalizzarsi su questo aspetto: se utilizzate Chrome è già in grado di farvi vedere se la pagina che state consultando utilizza local storage e session storage. Potrebbe essere una maniera anche per innanzitutto scoprire la tecnologia e le potenzialità che ha, e magari scoprire anche che qualche pagina forse non si fa tutti i fatti nostri. Ultima parte di novità relativamente ad HTML5, la parte server sent. Consente di intercettare aggiornamenti direttamente dal server web. Era possibile anche prima di HTML5, però adesso c'è stata un'inversione di comunicazione. Prima era il client che, sempre attraverso JavaScript o comunque attraverso altre librerie, era in grado di richiedere a intervalli regolari di tempo al server se ci fossero stati aggiornamenti sulla pagina. Adesso con HTML5 la situazione è assolutamente invertita. È il server che notifica ai client la presenza di aggiornamenti. Cioè, io sono su una pagina, chi ha realizzato quella pagina ha previsto che il lato server ogni tot secondi o a una specifica interazione, a uno specifico evento lato server, venga inviato un aggiornamento alla pagina. Questo è quello che succede già con l'RSS, per farvi capire. Nel momento in cui avviene questa notifica, HTML5 ci consente di gestire nativamente l'arrivo di questo aggiornamento. Quando dico gestire, intendo solo gestire la comunicazione, nel senso che i dati, una volta aggiunti sulla pagina, vanno comunque manipolati, nel senso che se mi sta arrivando una nuova news costituita da un titolo e da un corpo, HTML5 mi dà semplicemente la notifica che è arrivata, che ho ricevuto un aggiornamento, ma come la dovrò visualizzare e come deve essere formattata quel contenuto che è arrivato è comunque a carico dello sviluppatore, cioè non c'è un supporto nativo anche per la gestione dei contenuti, anche perché potrebbero essere contenuti di qualsiasi forma che io devo semplicemente intercettare, recuperare e visualizzare.